stamattina. Siamo qui con il professor Michael Jacob, che oltre a essere un grande amico del Politecnico di Torino, dove ha insegnato spesso come visiting professor, è anche professore di teoria e storia del paesaggio a Ginevra, Mendrisio e Milano. Questa mattina professor Jacob ci prova a far capire perché in questi periodi, in questo periodo di quarantena, in questo periodo di difficoltà per tutta la società occidentale, non solo, può essere utile rileggere un testo forse poco frequentato dalle culture politecniche, ma molto importante, che è il testo di un filosofo, di un antropologo, chiamato René Girard, un filosofo e un antropologo di Avignone, nato nel 1923 e morto però nel 2015 in America, negli Stati Uniti, a Stanford, dove ha insegnato per moltissimi anni. Il testo è La violence et le sacré, che è stato pubblicato da Grasset nel 72 ed è stato poi tradotto 8 anni dopo da Adelphi e poi più volte ripubblicato, quindi è disponibile sia in italiano a stampa, sia in francese ancora a stampa, ma anche disponibile per quelle magie del web in PDF nell'edizione originale di Grasset. Quindi anche in questo periodo in cui siamo costretti a casa, possiamo, se leggiamo il francese, possiamo leggere il testo in lingua originale. Chiediamo a Michael Jacob, quindi, perché oggi dovremmo leggere un testo anche difficile, anche fuori dai nostri panorami disciplinari come quello di Girard? Ma direi innanzitutto perché Girard è uno dei rari filosofi, anche se forse la categoria del filosofo è approssimativa, perché lui è un po' fuori dagli schemi abituali. Diciamo, lui è antropologo, in verità è all'inizio professore di lettere comparate, che è etnologo, diciamo, si occupa di tante cose e scrive questo capolavoro che è La violence et le sacré, La violenza e il sacro, che in qualche modo contiene tutti i suoi pensieri. Girard è uno di quei filosofi, pensatori che hanno scritto un grande libro, e per me questo libro rimane La violence et le sacré, anche se prima e dopo naturalmente si è occupato in modo più dettagliato di certi problemi. Ora, La violence et le sacré, come lo dice già il titolo, si occupa soprattutto di violenza, cioè della violenza come un elemento che esiste in tutte le società e che in un certo senso è un dato antropologico e in qualche momento, nei momenti storici difficili, in certi frangenti della storia, diventa un vero e proprio problema. Diventa un problema perché quando la violenza si scatena, la violenza stessa, per esempio quella militare o quella immediata fisica, scatena altre forme di violenza. Ciò che Girard, secondo me, ha capito meglio di tanti altri è che la violenza è come un'infezione. Dunque, lui la mette da subito in relazione con le infezioni, ciò che oggi chiamiamo in modo appropriato virale. Cioè, che ovviamente la violenza chiama la violenza. Questa è una cosa essenziale e anche risaputa, perché noi sappiamo che quando si inizia un conflitto, per esempio, non lo so, quando a Troia si ruba una bella donna, questo può finire molto male, molto, e creare una guerra terribile. Però anche quando ci sono i tafferugli più innocenti, non lo so, a una frontiera che esiste ancora oggi tra il Pakistan e l'India, la microviolenza può dare subito, può creare uno stato di violenza generalizzata, e poi la violenza reale si accompagna sempre anche di violenza simbolica. C'è la violenza, certo, molto reale, diciamo, di fatti di mano, che possono essere poi anche fatti militarizzati e strutturali, però tutto ciò si accompagna sempre di varie forme di violenza. Per esempio, una che è molto importante e che è sempre dialetticamente presente è la violenza verbale. Cioè, non esiste violenza fisica senza violenza verbale, e una porta ad amplificare l'altra. Dunque, una volta che si innesta questo processo di creazione di violenza, che forse è anche antropologico, cioè che noi siamo anche, certo, violenti e dobbiamo controllare questa violenza, non sappiamo come finisca questa violenza. Allora, Girard ha analizzato sia il sorgere della violenza
come qualcosa che esiste in tutte le società, sia poi l'infezione iniziale, cioè quel momento in cui la violenza si ripassa, si espande e diventa proprio sempre più pericolosa. Diciamo, sono cose che oggi capiamo molto molto bene col coronavirus, cioè che la violenza è anche la violenza dell'informazione che arriva nelle nostre case, perché tutto è occupato da questo. È come se le parole, le narrazioni diventino una parte di questa estrema violenza, di un disordine della società. E questo lo ha analizzato molto bene. È molto vero questo, perché in effetti ci fa capire come anche un fenomeno, come dire, per fortuna eccezionale, come il virus che ci sta attorno, è sempre allo stesso tempo un fenomeno biologico e un fenomeno retorico, è un fenomeno che riguarda il linguaggio, che riguarda la parola, diciamo così, come lo si racconta è determinante. Assolutamente. E soprattutto in quest'era di informazione. Moltiplicazione di informazioni. Sì. Sì, e diciamo è un fenomeno anche culturale, questa cultura è una cultura che sia verbale che iconica, perché pensiamo soltanto a tutte le immagini che girano intorno al mondo, diciamo le migliaia di persone con la mascherina o senza mascherina, già semplicemente vedere oggi una fotografia con qualcuno con la mascherina o senza la mascherina può essere oggetto di un giudizio verbale che amplifica questa violenza che viene creata dal disordine generale. E allora si capisce bene che uno dei problemi che si pone Girard, che si è posto in La violence et le sacré, quali sono i meccanismi che permettono, una volta che la violenza si scatena in una società, per fermarla, perché questo naturalmente è il prossimo passo molto molto importante. Una volta che questa violenza prende un po' tutti gli aspetti della società, ciò che viviamo in questi giorni, occorrono naturalmente degli antidoti, dei vaccini che anche essi non possono essere soltanto biologici, non possono essere solo farmaci, ma ci vogliono anche questi vaccini che sono societali, che sono discorsivi. Per esempio i discorsi del Presidente del Consiglio in Italia e dei suoi colleghi in vari paesi fanno parte di questo tentativo di plasmare la violenza e di mostrarci che esistono figure eroiche che sono presenti. Là si capisce bene anche il titolo, anche se io gli do un'interpretazione sicuramente particolare in questo momento: La violenza è il sacro, perché la violenza, diciamo, la vediamo oggi, crea disordine generalizzato, crea però anche nel contempo quasi automaticamente delle figure sacre in una società che non è più religiosa e che il sacro lo conosce poco. Però c'è una sorta di nuovo sacro, di una nuova sacralizzazione, e questo lo vediamo molto molto bene in atto, perché pensiamo soltanto agli infermieri e medici, non passa minuto che non si dicono questi sono eroi del nostro tempo, e li vediamo anche con le loro tute straordinarie come degli extraterrestri che rappresentano questa salvezza personificata proprio dal personale medico che si sacrifica per noi. Vediamo subito violenza e sacrificio, violenza e sacro. E anche i politici a loro modo cercano di essere queste figure che canalizzano queste possibilità di essere eroici, diciamo, naturalmente con forme di eroismo vario. L'ultimo elemento che menzionerei anche, addirittura il ritorno del nazionalismo, cioè di un discorso nazionalistico, fa parte di questa sacralizzazione. Cioè, allorché noi eravamo tutti degli esseri liberi che si interessavano poco dell'identità nazionale o nazionalistica, soprattutto nell'Europa e nel mondo contemporaneo, ora siamo di nuovo italiani e siamo fieri di essere italiani, e la bandiera, l'inno nazionale cantato, la bandiera un po' che vediamo riprodotta, fa parte di questo nuovo sacro che sembra quasi necessario per creare unità laddove la violenza crea il contrario, cioè una specie di terrore, anche il terrore che riguarda l'altro, anche immediatamente.
Certo, e questo diciamo in qualche modo favorisce un passaggio che a Girard avrebbe interessato molto come studioso, che è il passaggio verso la costruzione di un mito, di una mitologia proprio letteralmente intorno a questi fenomeni. Queste persone, questi eroi appunto, sono già eroi che forse Girard avrebbe letto come eroi appunto mitologici, come quelli dell'antichità, come quelli dell'età classica. Sì, assistiamo proprio in momenti come questo, soprattutto se li leggiamo in una chiave girardiana, al ritorno della mitologia, qualcosa di sorprendente nelle nostre società che sembrano così moderne, anzi postmoderne, disincantate. E il ritorno alla mitologia è nel contempo positivo e negativo, cioè da una parte parlavo già di queste figure sacre o pseudosacre che vediamo, politici o tutto il corpo medico e sanitario, d'altra parte rinasce anche figura la figura del cattivo, dell'altro, cioè Certo. dell'altro come fonte di infezione. E l'altro ovviamente oggi è il cinese, per esempio, questo virus che viene chiamato anche in America il virus di Wuhan, dunque il virus cinese, sono loro che l'hanno inventato e i cinesi a loro modo anche del loro canto si mettono a chiamarlo no, il virus è americano, chissà dove è venuto e tutte le teorie cospirative oggi anche che danno prova dell'idiozia anche che nasce in questi momenti, quasi spontaneamente, diciamo, come se i cervelli non funzionassero più. Si legge in questi giorni che in Inghilterra si hanno distrutto non so quante antenne 5G perché c'è una narrazione che Certo. cioè, proprio la tecnologia la più moderna crea il virus, cose assurde. Però noi in questi momenti, dunque, per tornare all'essenziale, abbiamo bisogno di un capro espiatorio e questo è Che stato è chiamato uno dei puro. centri del pensiero di Girard. Assolutamente, Girard dice c'è un solo modo di arrestare la violenza, lui parla soprattutto della violenza retorica, della violenza verbale, e di concentrarla su dei colpevoli. Allora, i colpevoli ora sono tanti, perché i colpevoli possono essere il virus stesso, però ormai è difficile attaccarsi a qualcosa di submillimetrico, di invisibile. Allora, il virus può, diciamo, il colpevole può essere la Cina o può essere anche la mancanza di democrazia in Cina e può essere però anche in generale l'altro. Cioè l'altro è sempre fonte di infezione. Allora vediamo come esistono nelle società toccate da questa violenza estrema dei meccanismi che portano proprio a canalizzarla e a concentrare una specie di massima violenza che permette quasi di togliere questa pressione enorme che viviamo ogni giorno. Certo, è una cosa molto, molto interessante. Io so, ci avviamo alla conclusione, so che tu poi hai conosciuto di persona René Girard e forse possiamo concludere questa piccolissima ma efficacissima presentazione del suo lavoro, del suo pensiero, con una piccola sorpresa, cioè sentire la voce di Girard che ci parla in prima persona di queste cose, giusto? Sì, io ho avuto la fortuna di passare quasi un anno accademico a Stanford, dove lo vedevo spesso, andavamo spesso a pranzo, poi ho fatto anche una trasmissione radiofonica molto bella con lui e mi ricordo la persona squisita e straordinaria, lui che si occupava sempre di violenza, era privo di ogni violenza verbale, ha questa voce mite e dolce che sentiamo ora. Oui, à l'époque, en particulier où j'écrivais La violence est sacrée et mes principaux livres, il y avait quelque chose d'extrêmement combatif chez moi qu'on m'a reproché et qui, d'une certaine manière, était une nécessité vitale. Je veux dire, parce que j'étais vraiment un isolé à l'époque et j'avais besoin de m'affirmer de manière, comment dirais-je, un peu convulsionnaire presque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'étais entouré, au fond, de gens qui ne pensaient pas comme moi, ou peut-être qui étaient moins éloignés de moi que je ne le pensais à l'époque, mais ma propre voix, pour la suivre, j'étais obligé de l'affirmer de façon rigoureuse et parfois assez belliqueuse, n'est-ce pas? Ecco. Erano parole anche molto belle, molto, molto intense, perché riafferma in qualche modo la necessità, proprio letteralmente, di una posizione intellettuale, altro che il tradimento dei chierici. È una specie di
sua volontà d'arte, quasi volontà di pensiero che si afferma. Certo, assolutamente, e direi che raccomando a tutti la lettura della Violenza e il Sacro, perché è un libro su tantissimi altri problemi, non soltanto sulla violenza, è proprio una teoria generale della cultura. Grazie mille Michele, è stato molto bello, ti ringraziamo molto per averci fatto scoprire o riscoprire un autore molto molto interessante e, ripeto, poco frequentato forse dalle culture politecniche. Ci sentiamo la prossima volta e ci vediamo, spero, a Torino, presto. Grazie anche, buona lettura e state lontani dalla violenza. Assolutamente sì, grazie mille.